dai suoi piedi, Gesù gli disse, mettendo la mano destra su di lui, non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente, ero morto, ma sono vivente nei secoli dei secoli. Alleluia! Il nostro Gesù è vivo. Il nostro Gesù regna, il nostro Gesù ha sapienza, il nostro Gesù ha autorità sulla morte, sull'arte, al controllo di tutto. Lascia stare ciò che vedi al mondo, ciò che il diavolo ti dà in messaggio alla mente e ti fa vedere le circostanze della vita dove c'è morte, dove c'è malattia, dove c'è sofferenza, dove c'è povertà, dove c'è serie di difficoltà. Lascia stare il contesto in cui viviamo. Noi dobbiamo vedere la realtà di quello che è, perché il contesto è la scelta umana, la scelta del libero arbitrio che ha portato alla morte, ha portato le malattie e la disobbedienza dell'uomo che continua a vivere in questo modo lontano. Ma il potere di Dio è il potere che sempre questo potere opererà e sarà operante per te che metti fede. Lascia stare gli increduli che non credono e non usufruiscono del potere di Dio. Lascia stare chi è religioso, che non vede e non sperimenta. Tu devi sperimentare, anche stamattina devi sperimentare il potere di Dio. Lui ha il potere, si presenta così come vivo, l'autorevole Giovanni. Eppure l'atmosfera di Giovanni era un'atmosfera ove c'era il carcere, c'era l'isola Patmos, c'era la persecuzione di Diocleziano e di tutti gli imperatori malvagi e cattivi, increduli, che perseguitavano i veri cristiani. Alleluia. Ma noi vogliamo benedire ed innalzare il nome di Gesù. E stamattina il nome di Gesù ti fa un miracolo, ti benedice, ti libera, perché tu devi fare esercitare, solo credi. Stamattina il suo potere, lascia stare quello che molti hanno paura, timore del diavolo, hanno paura di tutto, ma la massima autorità è Gesù. Ricordati, non temere chi può uccidere il corpo, ma temi chi può uccidere il corpo e l'anima, e giudicare che Dio solo, l'unico, il potere di Gesù è stato elevato al di sopra di ogni potere. Ricorda che Gesù ha il potere per aiutarti, ha il potere per liberarti, ha il potere per salvarti, ha il potere. Lui può tutto. Il suo nome è stato elevato al di sopra di ogni altro nome. Ci voleva un amen. E dite qualche amen. A dormire state, quindi siete svegliati. Gloria a Dio. Stavo dicendo che Gesù, Gesù è al di sopra, nessuno mette un amen, gloria, un gloria a Dio. Alleluia. Dai, gloria a Gesù, amen. No? Che ha dato la vita per te. Grazie Gesù. E dà il potere. Gesù, alleluia, alleluia. I religiosi hanno un Gesù morto. Oh, meraviglioso. I religiosi non manifestano il potere di Gesù. Quelli che non mettono fede non ricevono il potere di Dio, ma io e te abbiamo quel potere e che può stare il potere del Signore, alleluia. Il potere di Dio, alleluia. La benedizione di Dio, alleluia. Dai gloria a Dio per il potere che Dio vuole esercitare stamattina nella tua vita, nel tuo cuore, alleluia. Il mondo ricorre unicamente ai mezzi umani, il mondo va solo esclusivamente per prendere guarigioni che non può avere, perché ci sono delle situazioni in cui non corrisponde, no? Nella medicina, né nulla, ma corrisponde il potere di Dio. Che ne dici? Alleluia. Che ne dici che tu non, in realtà non vedi la benedizione di Dio nella tua vita e nel tuo cuore? Alleluia. Perché Dio vuole benedirti grandemente stamattina, vuole liberarti stamattina, vuole trasformare la tua vita e vuole darti grazia. Alleluia. Innanzitutto è importante che il potere di Dio ti guarda anche dalla tribolazione che puoi passare, come Giovanni, a motivo della parola. Era lì, sull'isola Patmos, dice, alleluia. Alleluia. Perché è fratello e compagno di tribolazione, per la parola di Dio. Alleluia. Non ti preoccupare se sei perseguitato a motivo della parola.
Non ti preoccupare se sei perseguitato perché testimoni di Dio o avrai problemi e difficoltà. Parla e testimonia di Dio. Perché Dio ti benedirà quando tu servi il tuo, onora il Signore. La costanza che hai non sarà la tua forza, la tua capacità. La costanza che avrai è perché il potere di Dio, anche nelle prove, nelle difficoltà, il potere di Dio ti darà costanza. Vedete a noi. Questo è un esempio. Alleluia. Che nonostante siamo attaccati da TV, da altri, da tutto, eppure siamo costanti nell'opera di Dio. Siamo costanti nel servire Dio. Siamo costanti nel fare la volontà di Dio. Siamo qui a servire ancora il Signore. Anche Giovanni, nonostante stava sull'isola Patmos, aveva subito il carcere a motivo di Dio, lui sta servendo il Signore. È quello che devi fare tu, non ti devi fermare da seguire Dio, non ti devi fermare da aprire il cuore di Dio, non ti devi fermare da mettere fede nel Signore, metti fede nel Signore, non ti far scoraggiare dalle situazioni, dalle critiche, dalle persecuzioni, dalle lotte che tu stai avendo, non ti devi fermare, alleluia, alleluia, perché il potere di Dio ti dà la costanza a colui che può, alleluia, Dio ti dà il potere, alleluia. Colui che può portarti avanti, colui che può sostenerti, può aiutarti, dice la sua mano destra era sopra di lui. Dillo stamattina, Signore, dammi la tua mano destra, il tuo potere per esercitare la forza e per andare avanti. Continua a amare la tua vita, continua a amare la fratellanza, continua che il Signore ti dà aiuto e ti dà soccorso. Non ti staccare da Dio, quello vuole il diavolo. Ti vuole staccare da Dio, ti vuole staccare dalla benedizione di Dio. Ma tu rimani fedele al Signore con costanza, perché dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. In Cristo prendi la forza per andare avanti, in Cristo, alleluia. Chi ti potrà separare dall'amore di Cristo? Nulla ci può separare, alleluia. Nulla. A Giovanni l'hanno potuto mettere, e così in carcere, però Giovanni, alleluia, ha visto la mano di Dio sopra di lui, alleluia, continua a servire Dio. Non possono fare nulla contro il potere del Signore, il potere umano non può fare nulla contro di te, il potere del diavolo non può fare nulla, non ti far così impaurire dal diavolo, da tutto ciò che dici, rimani nel regno di Dio, regno di pace, regno d'amore, regno di gioia, regno di Dio è fatto di pace, amore e gioia nello spirito, alleluia, rimani in questo regno, se tu ti lasci trascinare, scoraggiare, vai nel regno del diavolo, che cosa fa il regno del diavolo? Ti porta angustia, ti porta problemi, cattivi sogni, ti porta tribolazione. Ma il potere di Dio ti porta nella pace, ti porta nell'amore, ti porta nella gioia. Alleluia. Rimani in Dio, rimani nel regno di Dio, rimani con la presenza del Signore, perché tu vedrai come Giovanni, come è possibile, sto in questo posto bruttissimo eppure continuo ad avere pace, continuo ad andare avanti, continuo ad andare alla forza. Fratello, la forza te la dà Dio, sorella, la forza te la dà Dio. Alleluia. Tu continuerai ad avere forza dal Signore, continuerai ad avere la grazia di Dio. Alleluia. Continuerai, alleluia, perché Dio non ti lascia, non ti abbandona. Giovanni, i dubbi che il diavolo gli metteva, vedi, Dio ti ha abbandonato. No, Dio non ti ha abbandonato, anche se stai in un periodo di tribolazione, anche se stai in un periodo di lotte, di combattimento, Dio non ti ha abbandonato. Si presentò a Gesù, a Giovanni, si presentò Gesù a Giovanni, alleluia, come Gesù si è presentato a te stamattina. Come Gesù vuole parlare al tuo cuore stamattina. Come Gesù ti vuole liberare stamattina e vuole benedita e vuole liberarti da ogni male e vuole benedire. Alleluia. Gesù si presenta a te. Alleluia. Per darti forza. E tu vedrai che Gesù si alzerà presto da quella tempesta che stai vivendo. Gesù si alzerà presto e ti farà uscire da quella condizione. Perché Gesù la parola dirà, taci, alleluia, dirà taci al tuo problema,
dirà taccia la tua difficoltà, dirà taccia, alleluia, la benedizione di Dio porterà in te tranquillità, serenità, e tu potrai dire: ma a chi è costui che anche il vento e il mare li ubbidiscono? Ricevi stamattina, alleluia, ricevi stamattina la liberazione di Dio, ricevi stamattina la pace di Dio, ricevi la grazia di Dio stamattina, ricevi la benedizione di Dio, alleluia. Il potere di Dio, di soltanto una parola di Signore per questa mia situazione, ha il potere in cielo, in terra e non in luogo, al controllo di tu, non ha perso il controllo. Mi dubbia Giovanni, il nemico, il mistero di Dio, ha perso il controllo, tu sei qui, schiavo e imprigionato, ma Dio ti sta dicendo che tu, se tu credi nel mio potere, vai avanti, non ti lasci scoraggiare, sorella, vai avanti, rimani nella costanza, rimani ad amare Dio, rimani ad amare la presenza di Dio, l'amore del Signore che ti raggiunge, il controllo dello Spirito ti farà fare altre gloriose esperienze, perché qua dice che lo rapina il giorno di domenica e vidi i cieli aperti, vidi la benedizione di Dio, e Dio ti sta venendo a farti fare tantissime esperienze, mentre stai vivendo proprio il periodo peggiore della tua vita, mentre stai vivendo il periodo di difficoltà, e Dio sta venendo per darti una esperienza meravigliosa. Dio vuole toccare il tuo cuore stamattina, Dio ti vuole dare un'esperienza spirituale stamattina, Dio ti vuole riempire stamattina, alleluia, perché continua la costanza di Gesù e la fedeltà del Signore. Giovanni non perde l'intimità con Gesù, anche tu non perdi di pregare Dio, non perdi di cercare Dio, non perdere le benedizioni del Signore, che Dio ti vuole riempire, ti manderà, scrivi queste cose e mandalo alle sette, alleluia, scrivi queste cose, alleluia. Ricevi queste cose, alleluia, ricevi la parola del Signore che ti edifica. Ascolta stamattina la parola di Dio, apri il cuore stamattina alla parola di Dio, riempiti della parola del Signore, ricevi, Dio ti deve parlare ancora, Dio ti deve guidare ancora, Dio vuole manifestare in te la sua benedizione, alleluia. Scrivi e manda, non smettere di incoraggiare la tua vita e non smettere di incoraggiare la vita di chi ti è vicino, perché ha bisogno della parola di Dio. Sapeva che Giovanni aveva bisogno della parola di Dio e sapeva che Giovanni doveva mantenere la vita dello Spirito. Alleluia. La vita dello Spirito di Giovanni è viva ancora. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Di quelli che non si lasciano spegnere, di quelli che non muoiono nello Spirito, di quelli che magari hanno soltanto esclusivamente il nome di vivere, ma sono morti. Alleluia. Di chi non si lascia scoraggiare dal perdere la comunione e l'intimità con Dio, perché molti non pregano più quando stanno nelle tribolazioni, non cercano più Dio, si scoraggiano, si abbattono a tal punto che il loro spirito non è più vivo e risvegliato. O tu che do, risvegliati dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Soffia il Signore su di te vita, soffia e bevelo vita, anche stamattina prendi vita, risveglia Signore, risveglia il tuo potere, alleluia, riceviamo vita, alleluia, la benedizione di Dio sia sopra di te stamattina, ricevi vita, l'intimità, alleluia, la parola accende il carburante, alleluia, la accendere vita, e la benedizione del Signore, perché dice il fuoco non si lascerà spegnere sull'altare, ma giorno e sera e notte sempre la legna, e togliere le cenere, stamattina togli le cenere della paura, togli le cenere dell'orgoglio, togli le cenere dell'autosufficienza, ma stamattina riconosci che solo Dio ti può aiutare in quella tribolazione, in quel problema e in quella difficoltà. E riconosci la fedeltà di Dio, riconosci che Dio ti ama, riconosci che Dio ti viene incontro, riconosci che Dio ti sostiene, riconosci che Dio ti dà esperienze per farti mantenere la vita dello Spirito. Molti pensano alla morte fisica e non perdono la morte spirituale. Molti, è un dramma la morte fisica. Quando chi muore in Cristo è una benedizione, se ne va col Signore. Molti non pensano che sono morti nello Spirito. Molti non pensano che, a motivo dello scoraggiamento e l'incredulità, non hanno vita di Dio, vita spirituale. Alleluia.
e che Dio ti vuole dare. Fratello, se non hai spirito e non hai lo Spirito Santo in te, fallo accendere stamattina, apri il cuore, pentiti di ogni peccato che Dio ti dona. Sorella, se non ti senti più la presenza di Dio, la comunione col Signore, alleluia. Se stai a Emmaus, lontano da Cristo, Cristo ti vuole venire a recuperare stamattina. Stamattina Cristo ti vuole dare la presenza, stamattina Cristo ti vuole dare la pace, ti vuole dare il potere, vuole soffiare su di te, alleluia. Ricevi stamattina, alleluia. Ricevi il soffio di Dio, ricevi la vita di Dio stamattina, ricevi l'amore di Dio, ricevi la gioia del Signore. Non ti lasciare prendere dall'incredulità, dalle circostanze e delle difficoltà che ci sono nella vita, alleluia. A ti prendere dalla fede per credere che Dio non ti abbandona, a ti credere che Gesù è la tua soluzione. Fatti credere che Gesù è morto per darti vita. Fatti credere che Gesù è vivo, grazie, per venirti incontro. Gesù ti vuole portare nel piano spirituale, nella vita spirituale, nel luogo spirituale. Alleluia. Che ne dici? Se apri il cuore e ricevi Gesù. Che ne dici se non ti riconosci un peccatore, una peccatrice e non apri il cuore a Gesù? Che ne dici di dire Gesù vieni in me? Che ne dici che Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore e picchia? Che ne dici di aprire il cuore e di dire Signore manifestati in noi, manifestati nella nostra vita e nel nostro cuore? Che ne dici stamattina di accendere la vituella sulla religione? Ma non aveva la religione Giovanni. Giovanni doveva sapere che Gesù è risorto. Alleluia. Per prendere tutto da Gesù. Alleluia. Gesù si presenta capelli bianchi, occhi così di fuoco, piedi arroventati nel fuoco, una cintura d'oro. Perché Gesù vive in mezzo alla chiesa, in mezzo ai candelabri, e Dio ha in mano le sette stelle e Dio ti fa comprendere che Lui è presente sia nella chiesa e nel mondo intero. Lui è lì, era lì in mezzo ai candelabri, alleluia, per dire di che cosa hai bisogno stamattina. Il mio potere ti sostiene, il mio potere ti aiuta, hai bisogno di forza, c'è la mia mano destra, dice il Signore. Hai bisogno di consiglio, i capelli bianchi, la proprio wise, la sapienza di Dio, di darti sapienza, aiuto, costanza. Lui ti vuole dare tutto ciò di cui tu hai bisogno. Alleluia. Perché Giovanni doveva capire che stava Gesù in mezzo a lui, doveva capire che Gesù non l'aveva abbandonato. Non pensare che hai un problema, una difficoltà. I problemi e le difficoltà sempre mostrati quanto Lui è onnipotente, quello che stiamo sperimentando noi. Stiamo vedendo quando ha il controllo Dio in cielo, in terra, al controllo di tutti. Il controllo non ce l'ha il diavolo, non ce l'ha la TV, non ce l'hanno gli uomini, il controllo ce l'ha Dio. Alleluia. E Lui ti vuole dimostrare, come sta dimostrando a Giovanni, che lo prende, lo rapisce nello spirito e lo porta a vedere meraviglie. Alleluia. È quello che sta facendo Dio a noi. Gloria, facci vedere meraviglie. Gloria, grazie Gesù. Ti trasporto in esperienze meravigliose, nella nuvola di gloria, in esperienze, come abbiamo fatto la settimana di missione, come fosse una nuvola presa dal Signore, portandoci a esperienze di meraviglie, di crescita, di edificazione, di incoraggiamento, di evangelizzazione, in un mondo che perisce, in un mondo di incredulità, in un mondo dove non c'è fede, il Signore ti porta dove ci sono i cuori predisposti ad accogliere la sua parola e il suo potere. E proprio ora il Signore vuole raggiungere la tua vita. Proprio ora il Signore vuole benedire la tua vita, il tuo cuore, alleluia. Sai che Gesù può tutto, alleluia. Lui può tutto, può liberarti, può benedirti, alleluia. Può trasformare quello di cui tu hai bisogno. Gesù ti sta dicendo non temere, alleluia. Non temere, alleluia. Perché sono il primo e l'ultimo, io sono la massima autorità, dice il Signore. Non temere, alleluia. Se hai Cristo vivo in te, tu non temi, alleluia. Perché Cristo è colui che ha il potere in cielo e in terra. Gli dice, non ti preoccupare Giovanni, non morirai qui. Perché io le chiaro,
della morte e dell'altro. Alleluia. Ti preoccupare. Alleluia. Di che cosa ti stai preoccupando? Alleluia. Dei nemici, della morte, delle malattie. Oh, meraviglioso. Della solitudine. Di tu. Di che cosa ti stai preoccupando? Che Gesù è vivo e ti dà la consolazione. Mai, una volta che è Gesù, rimarrai solo. Mai potrà colpirti alcuna cosa senza il suo permesso. Se tu hai dato la vita a Gesù, ogni cosa coopererà il bene per te e porterà grandi benedizioni. Grazie Gesù, alleluia. Benedizioni. Non temere con le chiavi della morte adesso. Che temi. Solo quando io deciderò, tu potrai venire con me. Alleluia. Quando io aprirò, alleluia. Alleluia. E l'Ades, anche se ti giudicano le persone, ti criticano, l'Ades ce l'ha lui le chiavi, lui vede e lui sa la tua fede, il tuo cammino, la tua costanza, i tuoi sacrifici, lui sa, lui riconosce, non ha bisogno di prove, non è come il mondo che critica, accusa, là non c'è un uomo a giudicarci. Ma c'è un Dio che è il giusto giudice, alleluia, che conosce e sa, dice: io conosco i tuoi affanni, oh, grazie, io conosco le tue fatiche, io conosco i tuoi problemi, io conosco la tua voce, io so quanto mi cerchi, io so, Dio lo sa, alleluia. Se non lo stai facendo, fallo, cerca Dio. Se non lo stai facendo e non hai intimità con Dio, fallo, alleluia. Perché Dio vede, perché è Dio che ci deve giudicare. Dell'Ades. Dio manderà nell'Ades, sofferenza eterna, tutti quelli che lo hanno rifiutato, si sono lasciati scoraggiare e non hanno mantenuto la vita dello Spirito. Mantieni il soffio di Dio, per te vita, vita fisica e vita dello Spirito. Mantieni la vita, mantieni la benedizione, mantieni la grazia di Dio. Alleluia. Alleluia. E ha il potere, il controllo. Lui è alla destra di Dio Gesù che intercede per alleluia. Te e per me. Amen. Sta intercedendo. Alleluia, e grazie tu vada Gesù. Avanti alleluia, alleluia. Che non ti lasci scoraggiare, no? Oh, alleluia. Alleluia. La benedizione di Dio è sopra di te. La grazia del Signore è sopra di te. Cadde ai suoi piedi. Quando lo vide, cadde sui piedi. Dove stai cadendo? Ai piedi degli uomini, dei familiari, alleluia. Del diavolo, dei problemi. Dove stai cadendo tu? Alleluia. A una solo devi cadere, ai piedi di Gesù. Amen. Non devi cadere. Ci sono confidare nell'uomo, a cadere ai piedi dell'uomo, delle persone. Cadde ai piedi di Gesù. Amen. Questo è il segreto. Che Giovanni cadde. Ai suoi piedi. Gloria a Gesù, alleluia. Quello che devi fare tu stamattina, amen. Per quel problema, per quella tribolazione, per quella lotta, per quella cadde ai piedi, parla con Dio. Amen. Gesù dice: vieni a me, discuti, venite a me voi tutti che siete stanchi, travagliati e aggravati, io vi darò riposo alle anime vostre. Venite ai miei piedi, alleluia. È importante, no? Quando tu vai e parli, invoca nel nome del Signore, apri il cuore a Gesù, cerchi Dio, cerchi la comunione con Dio. Se sei stanco, dillo, che Dio ti aiuta, gli mise la mano destra, forza, potere, se non ce la fai più, se stai per un periodo di difficoltà, stai avendo dei brutti pensieri, dei negativi pensieri, la tua mente ha bisogno di un tocco stamattina, di liberazione per la tua mente e per il tuo cuore. Se ti senti oppresso, afflitto, fritto, vieni a Gesù, vieni a Gesù, che Gesù ti vuole consolare, lo consolò, la parola di Gesù, non temere, lo consolò, quando passerai per delle acque, non temere, amen. Quando passerai nel fuoco, non temere, io sono con te, lui ti consola, ti aiuta e ti assicura la sua benedizione, lui vuole stare con te, lui vuole benedire la tua vita, alleluia. Lui vuole riempire il tuo cuore, lui vuole riempire di forza, di tu, lui vuole benedire la tua vita, alleluia. Amen. Non temere, alleluia. Lui è colui
che vince, ha vinto il mondo, ha vinto la morte, ha vinto il suo potere, ha delegato anche a noi il potere. Io vi do autorità sul diavolo, su tutta la potenza del nemico. Tu ce l'hai l'autorità, ce l'hai il potere, alleluia. E Dio ti sta riempendo stamattina, ti vuole riempire. Lasciati toccare da Dio, non chiudere il cuore, non ti chiudere, ma lasciati toccare dalla presenza di Dio, lasciati toccare dall'amore di Dio, dalla mano del Signore, e servi Dio, manda parole di benedizione alle sette chiese, ancora di più la voglia di Giovanni di servire Dio, al punto che Dio sapeva talmente lo zelo che era rimasto bloccato sull'isola Patmos, ma che ora Dio gli sta aprendo le porte per servirlo ancora di più. Questa è la notizia che ti arriva da Dio stamattina. Io ti abbonderò ancora di più, tu mi servirai ancora di più, io ti aprirò le porte ancora di più, alleluia. Se arriva una chiesa, voi avrete servito sette chiese, avevo mandato la parola, e la chiesa completa dipenderà dalla parola che Dio aveva messo nella bocca di Giovanni, alleluia. Sette chiese, il numero perfetto, la perfezione in ogni tempo e in tutto il mondo, per dipendere la parola che mette Dio nel nostro cuore, nella nostra bocca, per parlare, per edificare, alleluia. Ti abbonda, mentre il diavolo ti vuole distruggere la testimonianza, il diavolo ti vuole bloccare nella crescita, bloccare nel servizio, bloccare, voleva bloccare, aveva imprigionato Giovanni, ma di tu non evangelizzare più, quello che vuole il diavolo, non vuole farti più evangelizzare, non vuole farti più andare avanti, quello che vuole il diavolo è quello che tu ti blocchi e ti fermi, ma Dio ti dà questa notizia stamattina, ti dice io ti abbonderò ancora di più, io ti userò di te ancora di più, in tutto il mondo, alleluia, glorifica Dio, ringrazia Dio, perché gli viene questa notizia invece di fare altre esperienze, quella esperienza l'ha fatto crescere a Giovanni, se ti ha capitato e ha permesso la tribolazione, come a Giovanni, a motivo della tribolazione, lui si trova lì, come Dio di potere, sì, a permettere la tribolazione, l'ha detto, nel mondo avrete tribolazione, alleluia, e gloria a Dio, e quindi per darti la crescita, per darti la benedizione, per trasformarti, alleluia, e per farti sempre più forte, alleluia, alleluia. Ricevi da me, dice il Signore, ricevi da Gesù, alleluia. Perché vai a destra e manca, se qualcuno manca di qualcosa, dice Giacomo, la chiesa di Gesù si presenta come colui che può dare sapienza, la forza, l'autorità, il massimo, la fermezza, la parola, il potere, colui che è vivo e reale. Perché vai a destra e a sinistra? Perché non vieni al Signore stamattina? Perché non cerchi Dio? Domandate, cercate, avrete, chiedete, picchiate, vi sarà aperto, alleluia. Perché ti sei bloccato, alleluia? Perché ti stai chiudendo? Giovanni, non ti chiudere, sta dicendo Dio. Vedi cosa ti posso dare? Tutto ciò di cui tu hai bisogno stamattina, alleluia. Vogliamo dire, Signore, concedi, alza le mani pure tu, da dove sei. Meraviglioso, alleluia. Alza le mani, apri il cuore. Pensa un po', alleluia. Chiedi prima di servire Dio. Chiedi prima di incoraggiare gli altri. Chiedi. Perché Dio ti vuole concedere benedizioni, liberazione, chiedi se sei scoraggiato, alleluia. E Dio con la sua mano destra ti rialzerà. Chiedi se stai preoccupato, ansioso. Chiedi liberazione per la tua mente, per il tuo cuore, per il tuo problema. Che Dio metta la mano. Metti fede, fratello, metti fede, sorella. Nel nome alleluia, di Gesù, alleluia, alleluia. E nel nome potente di Gesù, e nella potenza di Gesù, alleluia. E nel nome di Gesù, discesa, meraviglioso Dio, vivo Dio, egli è vivo, egli è vivo, fratello, per te ora, e sentirà il fuoco, e raggiungerà la tua mente, il tuo cuore, e nel nome di Gesù, Signore, libera. Libera, alleluia.
meraviglioso, meraviglioso. Tu sei qui, come ti sei manifestato a Giovanni. Spirito Santo, lo hai rapito nello Spirito. Metti fede nello Spirito, metti presenza, metti amore. Vogliamo servirti. Nel nome di Gesù, apriamo ogni porta. Ti prego per ogni fratello, per ogni sorella in questo momento. Dagli, Signore, quel tocco, quella tua mano destra, a che possono prendere da te stamattina. Metti fede, riscegli ora per il nome potente di Gesù e la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Riscegli guarigione. Amen. Riceviamo Gesù. Dio è onnipotente. Solo credi. Alleluia. Il potere è qui. Grazie Spirito Santo. E vuole operare. Giovanni ha creduto, ha cercato Dio, ha mantenuto la comunione con Dio, non si è lasciato andare. Alleluia. Anche per la tua vita. Su. È il potere di Dio. Non sarà né per forza né per potenza. Tu puoi ogni cosa in Cristo. Su. Su, sorella. Su. Prendi la forza di Dio ora. Ti raggiunga ora, dai l'ordine. Grazie Gesù, grazie. Dai l'ordine. Oh, degno, degno sei. Grazie, grazie. Riscegli, fratello, riscegli. Jesus, mai, scita, patere, scita.